Eccoci con Michele Gandolfo, confermatissimo capitano del Paglio. Finalmente torniamo a vivere in presenza e a pieno regime questa serata magnifica che apre veramente 4 mesi di festa, perché poi si concluderanno la prima domenica di settembre con la corsa. Sesto anno da capitano. Questo è il sesto Paglio che posso fare. Sesto Paglio che si corre da capitano. Quali sono un attimino le emozioni di ritrovarsi qua insieme in piazza? Ma è sicuramente è come fosse la prima volta, dopo 2 anni lontano, 2 anni distanti ma uniti, e tutti gli slogan che abbiamo portato avanti, penso che ora sia giunto il momento di poterci godere appieno la nostra manifestazione. Stasera forse c'è una delle parti più suggestive della nostra manifestazione, una sfilata in notturna in cui giurano i magistrati e il capitano, giurano i rettori, si stimano i pali. Oggi parte il Palio di Asti, quindi secondo me è veramente ora di ritornare a goderci la nostra manifestazione. Ci è mancata tanto e giustamente adesso vogliamo godercela. Andiamo a spiegare un attimo a chi non è di Asti, l'abbiamo già detto anche altre volte, qual è il ruolo del capitano del Palio, perché è un ruolo che c'è solo ad Asti poi fondamentalmente. Fondamentalmente il capitano del Paglio è il giudice della corsa, quello che succede da quando cade il canapo a quando si arriva è tutto sotto l'egida del capitano. Deve controllare che venga rispettato il regolamento, che i fantini si comportino secondo il regolamento vigente, e poi ovviamente durante tutto l'anno deve intrattenere rapporti periodici dei comitati, collabora con l'amministrazione, fa... La cosa più importante ovviamente è poi il giorno del Paglio, in cui da quando il mossiere abbassa il canapo e parte la batteria, una delle 3 batterie, alla finale diventa il giudice della manifestazione. Poi non sei un'entità singola, perché comunque fai parte di un gruppo dove ci sono dei magistrati e dei cavalieri. Qual è il loro ruolo in questo team, in questa squadra? Siamo un gruppo, durante il Paglio sono dislocati lungo la pista e hanno il compito di essere i miei occhi e le mie orecchie durante quella magnifica giornata. Non posso fare tutto da solo, ho bisogno del mio gruppo, ho bisogno del loro appoggio, del loro consiglio, perché in quel momento la tensione è veramente alta, quindi fare tutto da solo non funziona. Essendo un team invece riusciamo a portare, o almeno speriamo di riuscire a portare a termine nel migliore dei modi tutto. Che emozioni si provano a chiedere licenze di correre il Paglio quel giorno in quel silenzio surreale in piazza? Diciamo che me lo sono quasi dimenticato dopo 2 anni in cui non lo chiedo, però è qualcosa di surreale. Passi dal silenzio tombale della richiesta al boato nel momento in cui il sindaco finisce la sua frase di rito, e il giro, la corsa è veramente un qualcosa di indescrivibile. I primi anni neanche ti accorgi di quello che sta succedendo e finisce, quindi sarebbe da poter mettere a rallentatore e poterlo rivivere secondo per secondo. Grazie mille e buona serata. Grazie a voi, buona stima.